Ciao, ho pensato di fare questo video per i miei allievi e di condividerlo anche con voi. Vi mostrerò come montare le corde su una chitarra classica, quindi corde di nylon, corde costruite appositamente per questo strumento. Per prima cosa mettetevi comodi. Poggiate la chitarra su un piano, su un tavolo oppure su un divano. Magari vi sedete di fronte con una sedia. Mettete quindi la chitarra in sicurezza, se non siete pratici potrebbe scivolare e quindi danneggiarsi. Un attrezzo che vi potrebbe essere molto utile è l'avvolgicorde. Non è indispensabile, io ho fatto per tanti anni senza, ma se volete accelerare il processo di montaggio e smontaggio della corda alla paletta, è un attrezzo abbastanza utile. Partirò cambiando la sesta corda, quindi la corda bassa a volta, il Mi basso. Lo stesso procedimento varrà per le altre due corde a volte, quindi la quarta e la quinta corda, il Re ed il La. Dopodiché cambierò il Mi cantino. Stessa cosa varrà per la seconda e la terza corda, il Si e il Sol. Cominciamo. Come vedete, ho già tolto la vecchia corda. Ora prendete un capo della corda, infilatela nel foro e fatela uscire di circa 6-7 cm. A questo punto dovrete far girare intorno alla stessa corda il pezzo più corto e rinfilarlo all'interno della corda stessa. Basterà quindi premere con un dito nel punto dove si incrocia la corda e tirare con l'altra mano, con forza ma non di scatto, mi raccomando, e vedrete che la corda si bloccherà. Per prima cosa bisogna far andare il foro sopra, al centro. Da qui potete infilare la corda, appunto dal foro di sopra, e tirandola farla rispuntare di nuovo su. Adesso dovrete far girare la corda attorno a se stessa. E rinfilarla dall'interno verso il basso, in questa maniera. Da questo momento potete cominciare ad avvolgere la corda. Dopo che la corda si sarà avvolta per un paio di giri, potete tagliare lo spezzone in eccesso. Montare il cantino non è poi così diverso dal basso. Infiliamo la corda dal foro facendola uscire di circa 6-7 cm. Dopodiché dovremo farla girare intorno per due volte. Ecco, ve lo faccio rivedere. Anche qui, tenendo ferma la corda e tirando il nodo, si stringerà, bloccando la corda sotto al ponte, mi raccomando. Il punto esatto dove mettere il dito è nella parte del ponte dove c'è il foro, non sopra.
Il montaggio del cantino, dei cantini, alla paletta è esattamente uguale a quello dei bassi, non cambia nulla. Il procedimento è davvero identico. Bene, credo di avervi detto tutto e spero di esservi stato d'aiuto e magari anche un po' utile. Ma prima di lasciarvi, vi do un altro paio di dritte. Per raggiungere una cordatura stabile, vi do una piccola dritta, anche se questo non è un video per la cordatura, magari ne farò in futuro un altro. Dopo che avete montato tutte e sei le corde, per avere più stabilità, vi consiglio di accordarle un tono sopra. Cambiate magari le corde la sera e vedrete che all'indomani le corde risulteranno più stabilizzate verso la cordatura voluta, proprio perché le corde di nylon sono per propria natura elastiche. Un altro piccolo trucchetto è quello di fare un nodo o un pallino alla fine della corda, nella parte montata al ponte. Questo perché può succedere che in alcune marche di corde il micantino sia molto sottile. Per ovviare a questo problema possiamo fare un pallino con un accendino, con la fiamma piccola del gas, basta davvero un secondo. Io qui ho un cannello che è ottimo anche per la crema catalana. E vi consiglio di acquistarlo. Ecco qua, avete fatto un pallino che eviterà eventualmente la corda scivoli nel momento in cui la andate a tirare e di far sganciare la corda. L'altro modo per evitare che la corda scivoli via è fare un nodo. Un semplice nodo, molto stretto, vi potete aiutare con una pinza se volete, in maniera che, allo stesso modo del pallino, se dovesse scivolare la corda, sarà trattenuta dal nodo. Credo di avervi detto tutto e ancora spero di esservi stato utile. Ciao!